Passiamo all'oggetto numero 3, Università Terni, riqualificazione strutturale e investimenti sul campus di Pentima. Prego, consigliere Porzi. Buongiorno. Dal titolo si evince che il chiarimento che sto per chiedere all'assessore Agabiti è sull'università a Terni, sulla riqualificazione della struttura e sugli investimenti sul campus di Pentima. La premessa ci induce a ricordare che l'Università degli Studi di Perugia è un patrimonio collettivo, regionale, di grandissima rilevanza, che nel tempo ha attraversato, diciamo, situazioni anche abbastanza complesse e che attraverso la sua sede distaccata, esercita la funzione di promotore della crescita culturale, svolgendo al contempo un ruolo anche molto importante come volano per la nostra economia regionale. Il recupero funzionale e lo sviluppo dell'area di Pentima è assolutamente necessario e indispensabile proprio per ampliare la possibilità didattica e di ricerca della nostra università e quindi condivisa appieno. Nelle considerazioni dell'atto, volevo ricordare l'articolo 14, al comma 2 dello Statuto regionale dell'Umbria, in cui appunto la Regione riconosce il ruolo centrale dell'Università degli Studi di Perugia per il progresso culturale e tecnologico, per lo sviluppo della ricerca scientifica e per il sostegno all'innovazione dei settori produttivi della comunità umbra, promuovendo a tal fine forme di intesa e di collaborazione. Sempre nel protocollo, per la riqualificazione architettonica e funzionale dell'area di Pentima è stato siglato a Terni appunto un accordo tra le parti Comune, Regione dell'Umbria e Università degli Studi di Perugia nel mese di marzo 2022. E quindi, evidenziando che all'articolo 3 di questo protocollo viene prevista la costituzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione di un comitato paritetico per il monitoraggio composto da rappresentanti di ciascuna delle parti firmatarie, che questo comitato ha il compito di monitorare e valutare le fasi di avanzamento anche allo scopo di proporre, qualora ne sia necessario, eventuali correttivi. Considerato inoltre che l'assessore Paola Gamiti, intervenendo nella seduta della seconda commissione consiliare del Comune di Terni, presentando questo progetto di riqualificazione, come è poi emerso pubblicamente, ecco, non prevedeva almeno la conoscenza da parte dell'Università degli Studi di Perugia, ecco, con queste premesse volevamo interrogare per conoscere intanto il master plan, il dettaglio del progetto con particolare riguardo a quale sia la cifra stanziata, il numero degli stralci previsti, l'ambito di intervento dei singoli stralci, con relativo investimento e cronoprogramma degli stessi. In quale data è stato costituito questo comitato paritetico di monitoraggio e se sono emersi dei correttivi o dei suggerimenti da parte degli altri membri del comitato stesso. Aspettiamo di capire anche perché l'Università degli Studi di Perugia è uscita sui giornali destando la nostra preoccupazione rispetto al fatto che ha appunto dichiarato attraverso un suo autorevole esponente di non essere a conoscenza dello stesso. Grazie. Assessora Gabiti, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, l'acquisizione, per rispondere puntualmente modo puntuale all'interrogazione della consigliera Porzi, facendo un po' anche una piccola cronistoria per ricordare le vicissitudini del complesso di Pentima, che è un percorso iniziato nel 1990 e che in tre distinti momenti ha visto la sua conclusione nel 2006, quando fu acquisita l'ultima porzione dell'intero complesso denominato ex Ancifap. Il fallimento dell'ISDIM, cui dal 1990 era stata assegnata una porzione dell'area, ha consentito alla Regione di tornare in pieno possesso del proprio patrimonio nel mese di febbraio 2021, dopo oltre 20 anni. L'attuale amministrazione regionale si è immediatamente attivata al fine di recuperare un bene immobiliare importante, rendendo funzionale il proprio patrimonio con un investimento che avrebbe portato valore aggiunto al territorio ternano, in grado di generare un'opportunità di crescita e di sviluppo.
La Regione ha puntato sin da subito ad un rilancio di Pentima, che non poteva essere scisso dalla realizzazione di un polo in grado di innalzare l'offerta formativa di alto livello in tutto il territorio ternano, ma immediatamente sono iniziate le interlocuzioni con il Comune di Terni e con l'Università degli Studi di Perugia, con i quali si è subito trovata una comunità di intenti che ha portato in data 11 marzo alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa finalizzato alla crescita e allo sviluppo del polo universitario ternano. Una progettualità che passa necessariamente per un importante intervento di riqualificazione architettonica e funzionale dell'intera area. Un percorso che abbiamo iniziato, che parte colpevolmente con decenni di ritardo, per scelte sicuramente sbagliate delle vecchie amministrazioni di centrosinistra che hanno guidato Comune e Regione e che avevano disegnato la nascita e lo sviluppo dell'Università a Terni con sedi che conosciamo, dislocate, insomma, sull'intero territorio comunale. Una scelta di cui il territorio paga ancora oggi quelle conseguenze, che ha prodotto un grande dispendio di risorse, oltre ad aver contribuito in maniera anche determinante al mancato decollo del progetto Università a Terni. Nella seduta del 14 novembre 22, della seconda commissione consigliare del Comune di Terni, questo assessorato non ha presentato un progetto di riqualificazione del polo didattico di cui l'Università degli Studi di Perugia non è a conoscenza, come sostenuto nell'interrogazione. Nel corso dell'intervento è stato sottolineato il forte impegno di questa amministrazione regionale per dare gambe al progetto attraverso un cronoprogramma ben definito, con un primo stanziamento di 9 milioni di euro previsti dal programma parallelo della Regione, al contributo di 600.000 euro che la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, con cui verrà poi finanziata la progettazione, e ulteriori 15 milioni tramite l'impiego di fondi strutturali. Contestualmente è stato sostenuto che proprio al fine di rilanciare con forza l'Università a Terni, nelle prossime settimane sarebbe stata convocata una riunione del Comitato Paritetico di Monitoraggio, composto da Regione, Università di Perugia e Comune di Terni, proprio come previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto. Alla data odierna sono state effettuate due riunioni del Comitato, la prima tenutasi in data 19 dicembre 22, la seconda 10 gennaio 23. Nel primo incontro si sono valutati i vari documenti tecnici già perfezionati in precedenza e prodromici quindi alla fase di progettazione, alcuni dei quali messi a disposizione dall'Università degli Studi. Nell'incontro del 10 gennaio si è entrato nel merito della redazione di un primo stralcio funzionale, nelle more della definizione puntuale del quadro esigenziale da parte dell'Università, documento che dovrebbe trovare compimento entro il mese di gennaio. Il Comitato ha cominciato a valutare gli immobili con cui procedere prioritariamente con il duplice fine sia di consentire la creazione di spazi volano in cui trasferire le attività ubicate negli edifici interessati dei successivi stralci, sia per poter riqualificare una zona ben definita del complesso di Pentima al fine di poter garantire una funzionalità anche estetica per i fruitori del polo in argomento. Il cronoprogramma prevede la consegna dei lavori entro dicembre 2023. Al termine dell'incontro sono state quindi ipotizzate le prime palazzine che dovranno essere oggetto prioritariamente di intervento, rimandando ad una riunione più propriamente tecnica da tenersi entro il 25 gennaio, in cui grazie anche alle competenze del DICAT dell'Università di Perugia procede con una stesura di un documento prodromico allo studio di fattibilità tecnico-economica. Parallelamente sono intercorsi contatti con la Fondazione Carit per valutare le modalità operative a valle della lettera di intenti intercorsa per il finanziamento della progettazione esecutiva dell'intervento. Appare infine doveroso rimarcare come sia primaria volontà di questo assessorato valorizzare il ruolo centrale dell'Università degli Studi di Perugia per il progresso culturale e tecnologico, per lo sviluppo della ricerca scientifica nel polo di Pentima all'interno di un contesto che riesca a qualificare l'offerta formativa del territorio, creando opportunità per i ragazzi e favorendo lo sviluppo di un indotto con ricadute socio-economiche rilevanti e personale altamente qualificato per le imprese dell'area. La replica, prego, consigliere Porta.
Grazie Assessore per questi chiarimenti. Abbiamo fatto riferimento a un'intervista del responsabile dell'università comparsa sui giornali perché l'abbiamo letta, non perché volevamo creare della strumentalizzazione, e la stessa interrogazione è stata presentata anche al Comune di Terni per avere chiarimenti. Siamo assolutamente favorevoli a tutti gli investimenti che vanno nella direzione con cui lei ha concluso la sua risposta alla mia interrogazione, che sono le stesse, diciamo così, finalità che riporto nell'interrogazione, quindi a voler assolutamente, diciamo, condividere un percorso. Ecco, abbiamo capito però che al momento il progetto non esiste. Quando è stata presentata questa interrogazione in data 30 novembre, ancora non era stato convocato il comitato. Abbiamo visto che le riunioni si sono svolte il 19 dicembre e il 10 gennaio, siamo contenti di questa situazione che può portare un arricchimento e, diciamo così, anche una struttura definitiva rispetto all'organizzazione di una sede distaccata, ma come ha ben chiarito i lavori e il progetto prende forma nel momento in cui lo stabile è rientrato nelle disponibilità della Regione. Quindi io eviterei sempre una retrospezione, guarderei al futuro con positività, creando veramente tutte le sinergie perché le condizioni economiche di questo particolare momento siano tali da rendere la nostra regione sempre più competitiva, sempre più appetibile, sempre più performante nei percorsi formativi dei nostri giovani, che possano formarsi nella nostra regione e rimanere nella nostra regione ad esercitare il loro lavoro. Questo è lo scopo di una opposizione responsabile che farà sempre questo tipo di sollecitazioni nell'ottica di migliorare le condizioni della nostra regione. Grazie. Oggetto numero 6, interroga la consigliera Meloni, risponde l'assessore Coletto. Prego. Grazie Presidente, questa interrogazione è stata preparata intorno al mese di dicembre, ma depositata il 4, quindi già rispetto all'interrogazione c'è qualche novità anche dal Ministero. Riguarda appunto le conseguenze sulle aziende fornitrici di dispositivi medici e sul funzionamento quindi del servizio sanitario regionale derivante dall'attuazione del cosiddetto payback introdotto dal governo nazionale. Questo è un tema su cui torniamo, quello della sanità, ma sappiamo bene che in Umbria i fornitori privati sulla fornitura dei dispositivi medici svolgono un ruolo centrale. Nella nostra regione gli operatori sono circa 1200 e in questi ultimi mesi del 2022 non solo sono stati in forte difficoltà ma anche in forte apprensione per quello che è stato il meccanismo appunto del cosiddetto payback introdotto con un decreto legge numero 115 del 9 agosto 2022 che prevedeva che in caso di sforamento della spesa sanitaria effettuata dalle regioni le imprese fornitrici di dispositivi medici siano chiamate a coprire il 50% delle spese in eccesso. Ora, noi sappiamo che le imprese che forniscono e che riforniscono le aziende ospedaliere, insomma, e tutto quello che concerne il campo medico, solitamente in virtù di una gara vinta, poi però non hanno alcuna evidenza se il tetto regionale verrà sforato, quindi non sono neanche in grado di ipotizzare se e quando saranno chiamate a restituire. Ora, un sistema simile di recupero delle somme, quelle almeno richieste nei mesi scorsi, ha messo e mette in seria difficoltà le imprese interessate, che anche a causa del rincaro del prezzo dell'energia e delle materie prime hanno comunque dovuto affrontare delle spese e sono andate ancora in maggiore difficoltà. Ora, queste ovviamente si ripercuote anche sulla qualità e l'efficienza della sanità pubblica, poiché questa situazione espone i cittadini a probabili ulteriori disservizi. L'applicazione di questa legge mette a repentaglio anche le future forniture di materiali, perché in caso di mancato pagamento sarà lo Stato a non pagare le imprese, quindi a rischio che ci si trovi senza anche dispositivi salvavita, quali stent coronarici, bypass o qualunque altro dispositivo. Ora, abbiamo visto come il 10 gennaio, con un
decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri c'è una proroga per il pagamento che era prima fissata al 31 gennaio, sono stati fatti già presentati a diciamo metà dicembre già 100 ricorsi in generale. Adesso diciamo con questa approvazione di questo decreto legge slitta il pagamento al 30 di aprile, ma rimangono comunque le difficoltà, rimangono comunque le perplessità e rimangono comunque diciamo le criticità legate al rischio di fallimento di numerose aziende. Valerio. Ovviamente c'è stato un grido di allarme che non viene solo dal settore delle aziende fornitrici, ma anche da Confindustria, ma anche da Confcommercio, diciamo della sanità, chiaramente dei settori che si occupano della sanità, e diciamo che questo desta anche in noi una forte preoccupazione per quanto riguarda anche le decisioni che poi la Regione Umbria dovrà prendere. Quindi chiediamo appunto alla Giunta regionale e all'assessore quali misure, se ci sono delle misure che intende adottare e mettere in azione proprio per interloquire di sicuro con il governo, o se c'è anche la possibilità che la Giunta regionale possa diciamo sopperire o mettere in azione alcuni provvedimenti che siano solo diciamo strettamente regionali. Grazie. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Il decreto legge appunto citato 115 del 9 agosto 2022, normativa alla quale la Regione sta dando attuazione adottando gli atti necessari e dovuti in considerazione del fatto che è legge nazionale, come peraltro stanno facendo tutte le altre regioni, è nata esclusivamente per contribuire all'equilibrio di bilancio del Servizio Sanitario Nazionale, costituendo una fonte di ricavo per i bilanci regionali. Su questo non c'è dubbio. Attualmente, trattandosi di normativa efficace ai sensi di legge, la Regione non può fare altro che adempiere per quanto di competenza e procedere alla riscossione di quanto dovuto alle aziende fornitrici nei tempi e nei modi stabiliti dal decreto, si tratterebbe altrimenti di danno erariale a carico della Regione se non... Sì. Allora, attualmente trattandosi di normativa efficace ai sensi di legge, la Regione non può fare altro che adempiere per quanto di competenza e procedere alla riscossione di quanto dovuto dalle aziende fornitrici nei tempi e nei modi stabiliti dal decreto. Si tratterebbe altrimenti di danno erariale a carico della Regione se non provvedesse in merito, costituendosi in giudizio avverso i ricorsi già pervenuti alla stregua di tutte le regioni nei confronti delle impugnative presentate attraverso la norma nazionale. In ogni caso, il Governo ha prorogato al 30 aprile la scadenza del pagamento, precedentemente fissata il 15 gennaio a carico delle aziende. È in corso a livello ministeriale una valutazione della possibile riduzione dell'importo dovuto dalle aziende stesse per gli anni in oggetto del decreto. Peraltro, in fase di valutazione all'interno della Commissione Salute, tutte quante le regioni sono state molto critiche rispetto a questo provvedimento, proprio guardando al futuro delle aziende fornitrici e la difficoltà cui stiamo andando incontro per quanto riguarda la questione energia e per quanto riguarda appunto la situazione dei mercati all'interno dell'ambito della sanità. Grazie. Prego per la replica. Grazie Assessore, quindi diciamo che capisco che la Regione, a questo punto le Regioni non possono fare nulla indipendentemente da CAP, comprendo anche che la riscossione in quasi tutte le Regioni ha dei totali complessivi molto elevati che quindi possono anche essere, e capisco anche utili al bilancio della sanità delle singole regioni, però è evidente che queste aziende hanno comunque già pagato le tasse peraltro su quello che gli viene richiesto nel dovuto, e io immagino e spero che a fronte di tutte le sollevazioni che ci sono state, del fatto che cioè, comunque parliamo di beni primari per i cittadini e della qualità veramente dell'efficienza e dell'efficacia di quelle che sono le misure e gli strumenti della sanità pubblica, io spero che venga presa in carico nella conferenza Stato-Regioni e che si continui a dibattere anche all'interno della Commissione Sanità, perché ritengo che possa veramente far saltare numerose aziende che, ripeto, fanno le gare pubbliche
poi non possono prevedere quello che succederà perché non dipende nemmeno dalla loro volontà, perché loro sono fornitrici, non sanno se le regioni sforeranno o non sforeranno, e soprattutto pagano già le tasse su quello che è il fatturato, quindi mi sembrerebbe insomma che siano troppo e fortemente penalizzate. La proroga bene al 30 aprile, che mi auguro possa portare poi anche o ad una deportazione oppure ad un, diciamo, compromesso che possa garantire comunque il mantenimento dei servizi e soprattutto la qualità delle aziende fornitrici, che molte delle quali sono storiche e che hanno sempre lavorato con serietà nei nostri territori garantendo appunto l'efficacia della nostra sanità. Grazie.